out the month of May. Allora, la nostra carovana oggi è a Terranova da Sibari e naturalmente incontriamo il primo cittadino, il sindaco di Terranova da Sibari. Sindaco dal 2004 al 2009, poi si ricandida e vince le elezioni nel 2009. Il 2014 scadrà naturalmente il suo mandato. Lei non potrà più ricandidarsi. Pensa che ha portato a termine tutto quello che era nel programma elettorale del 2009? Egoisticamente potrei dire di sì, ma non è così. Non è così, perché abbiamo programmato tantissime cose che non forse la prossima legislatura li vedranno la luce del sole. Ma sono contento perché giorno dopo giorno stiamo programmando, stiamo dando un input di accelerazione anche con la crisi che c'è. Io mi auguro che da qui alla fine della legislatura tutte le opere pubbliche che abbiamo messo in cantiere vengono finanziate. Cosa ha fatto per il turismo in questi 10 anni? Noi non siamo un paese, diciamo, a vocazione turistica, siamo lontani dal mare da circa 35 km, ma Terranova sta avendo una visibilità. Basta pensare che d'estate vengono a Terranova a visitare le nostre chiese, che sono delle chiese bellissime. Ci sono delle opere d'arte da venire a vedere. Noi abbiamo un bel maschio, un castello che è favoloso. E noi stiamo pubblicizzando al massimo la nostra collettività. Abbiamo un bellissimo centro storico che abbiamo ripreso dal 2004 ad oggi, stiamo portando avanti con fatica. E tutto questo l'abbiamo fatto in questi 7-8 anni. L'avevamo iniziato prima, l'ha iniziato anche la passata amministrazione, man mano stiamo portando avanti un miglioramento alla nostra collettività. Che tipo di politica avete per l'ambiente? Dal 2005 abbiamo iniziato a farla differenziata e man mano abbiamo ottenuto ottimi risultati, siamo quasi al 35% di differenziato. Abbiamo avuto un finanziamento dalla regione Calabria per l'isola ecologica, che noi l'abbiamo già realizzata. Ogni sera ci chiedo e brillantina. Il sistema eolico di Terranova è annoverato tra i sistemi più brillanti della Calabria. Difficoltà e critiche. All'inizio c'è stata molta critica, perché nessuno ci credeva, perché si pensava che venivamo criticati insieme all'amministrazione comunale di Tarse, perché noi abbiamo il parco eolico insieme, Marco Aurelio Severino e Tarse Terranova. Venivamo criticati dagli ambientalisti perché c'erano. Adesso no, adesso si sono resi conto che veramente ci vuole energia pulita per migliorare l'ambiente della nostra regione. Cambiamo registro. La sanità, nota dolente della regione Calabria. In che modo vi rapportate al contesto sanitario locale? Allora, la sanità è un punto dolente della Calabria. Da molti anni parliamo di sanità, da molti anni subiamo la malsanità anche in Calabria. Io penso che ci deve essere un taglio netto, io non voglio criticare nessuno, per l'amor di Dio, centrodestra o centrosinistra, ma non possiamo continuare così. Tagliando, si va a finire che poi non abbiamo più la sanità, andremo a finire come l'America. Ma c'è bisogno di qualcosa nella nostra regione. Noi siamo un paese che abbiamo soltanto la Guardia Medica e la Saub. Speriamo che ce la facciano stare ancora a Terranova, o che non ci tagliano pure questo, perché ormai Terranova è un paese di anziani, no? E se non ci sono i figli che l'accompagnano agli ospedali, non c'è qualcuno, i trasporti non funzionano, c'è un pullman la mattina e un pullman la sera per recarsi negli ospedali. Io mi auguro che la sanità prenda quota nella nostra regione e non dobbiamo vivere tutto il campanilismo, perché ognuno di noi vorrebbe un ospedale alla propria casa, ma che ci sia un ospedale di eccellenza
che tutta la Calabria ne possa usufruire. Legalità è una parola diffusissima per chi si occupa di macchina amministrativa. Terranova in questo senso come si muove? Terranova si è sempre mosso per la legalità e continuiamo a farla e continuiamo a fare queste cose. La legalità è una bella parola, la legalità si vive ogni giorno, ogni momento della vita della persona. Come uno si muove sa di fare qualcosa, ma basta che pensa sempre un obiettivo di essere una persona onesta, coerente e mostrarsi nella legalità. Il tessuto imprenditoriale locale è di carattere agricolo a Terranova d'Asi? Sì, prettamente agricolo. Noi abbiamo principalmente agrumi e olive. Ci sono anche vigneti. Come si rapporta l'amministrazione comunale con il tessuto imprenditoriale? Abbiamo un ottimo rapporto di dialogo, di confronto. Terranova è stato il paese che ha fatto una cosa, secondo me, una cosa grandissima. I nostri agricoltori mi hanno ascoltato e abbiamo dato in beneficenza circa 100 quintali di mandaranci, diciamo agrumi, e circa 5 quintali di olio. Agli amici sardi che si occupano di talassemia nella Lombardia. I nostri agrumi sono stati venduti prodotto di nicchia a Terranova da Sibari, nelle più grandi città della Lombardia. Basta pensare a Milano, vicino Piazza Duomo, c'erano le clementine di Terranova da Sibari che venivano vendute nei sacchetti da questi circoli sardi e sono andate a Roma. Perché noi, Dio ci ha dato questa fortuna di avere dei terreni fertili, specialmente per i mandarini, che secondo il mio modesto parere sono i migliori che ci sono in circolazione. Le clementine di Terranova sono diverse dalle clementine di Calabria? Il marchio clementine di Calabria è un marchio. Noi avevamo fatto un marchio tempo addietro, l'oro della Sibaritide, per dire qualcosa. Ma io dico che le clementine, specialmente alla pianura di Sibra, sono i migliori che sono in circolazione. Ci racconti, per chiudere questa intervista, a modo suo, Terranova da Sibari, con i suoi pregi e i suoi difetti. Ma guardate, se devo dire, Terranova forse non ha difetti, perché come è posizionato è un paese incantevole. Io ho vissuto 10 anni a Como e quando venivo a Terranova mi innamoravo ancora sempre di più, perché è un paese incantevole, è un paese che dà sul mare. La vista del comune, come è posizionato il comune, come si vede tutta la pianura, è un incanto, una favola. Allora in questa favola io riesco a vivere giorno dopo giorno. Ho vissuto a Como 10 anni, Como è una bella città, ma Terranova è incantevole. Ti dà quella passione, quell'amore della propria terra che non vorresti mai abbandonare. Omaggio a Burt Bacharach, una canzone bellissima intitolata Welcome By, fu cantata da Sheryl Crow in una serata dedicata a Gershwin in omaggio proprio a Burt Bacharach davanti a Barack Obama e la First Lady. Welcome By, Sheryl Crow. Walk on by,
accept the sadness you gave me when you said goodbye. Terranova da Sibari diede alla luce tra i suoi cittadini illustri due papi. Il primo è San Telesforo dal 125 al 136 e poi San Dionisio tra il 259 e il 268. Terranova da Sibari ci sono dei fenomeni e c'è un fenomeno di 8 anni che si è inventato una lingua tutta sua. Come si chiama questa lingua? Telissese. Telissese viene da una città. Qual è la città? Telis. Telis è una città immaginaria che Gianluigi si è inventato. La cosa incredibile è che tu riesci a leggere e a tradurre l'italiano in questa lingua tua. E praticamente cosa fai? Tu sostituisci delle consonanti, delle vocali, no? Per esempio Roma come si dice? Vano. Vano. Automobile? Of the Narleaf. Vino? Ulma. Verona? Ufbamo. Ah, quindi la V diventa U. Sì. La R? B o P. A seconda delle, sì, delle parole. Senti, diciamo una cosa, per esempio, Terranova da Sibari è una città meravigliosa. De febo mawo tosilero bel fevemo gildo ne febo uakilzo. Sei bravissimo Gianluigi. Senti, mi hanno detto che tu sei fidanzato, vero? No. O meglio, aspetta, tuo papà, che è un mio amico, mi ha detto che tu hai un amore, vivi un amore platonico. Sì. Sì, come si chiama questa qui? Allora, prima mi piaceva una ragazza dell'età di mia sorella che si chiamava Maria Aurora. Però prima, e mi piace ancora adesso, c'è una ragazza che si chiama Ilaria. Ah, bene, mi hanno detto che poi hai questo grande amore per una ragazza che vive a Bari. Sì, sarebbe Ilaria. Ah, Ilaria. Senti, se adesso ti sente l'altra. Chi? Come hai detto che si chiama la prima? Maria Aurora. Maria Aurora? E sente questa cosa di Ilaria? Che dice? Si arrabbia? No. Ah, no. Lo sa lei? No. No, glielo stiamo dicendo, glielo stiamo confessando ora. Sì. Sì. Senti, questo è il castello. Tu sei stato mai in questo castello? Ogni tanto. Ci sono i fantasmi? No. Le streghe? No, tutto sicuro. Tutto sicuro, tranquillo. Senti Gianluigi, io ti saluto e ti lascio e dici Pascolino Maragiano nella tua lingua. Rozzo ilema no boio. Come? Rozzo ilema no boio. Bene, poi lo imparerò. Mi fai un saluto a una bimba che ha la tua stessa età, che si chiama Marianna? Gloa no blomo. Blomo significa Marianna? No blomo. Blomo? No blomo. No blomo. Quindi ciao no blomo. Gloa no blomo. Ah. Così, ciao Marianna. Ciao Marianna.
Pasqualino Maharaja. Buon pomeriggio, benvenuti a Pasqualino Maharaja. Oggi il nostro camper si ferma a Terranova da Sibari. Siamo davanti al castello medievale che rappresenta un punto di interesse importante per Terranova da Sibari. Seguitemi. Nel Lodo De Angelis del comune di Terranova da Sibari incontro Giovanni Ferrara. Giovanni Ferrara è un organizzatore di una manifestazione molto importante. Ogni città c'è una manifestazione che è una tradizione, no? La manifestazione di Giovanni è arrivata all'ottava edizione e si chiama come? Si chiama Festival Pino Piraino ed è in omaggio a un nostro amico che non c'è più, che era cantautore. Gli amici storici di questa persona hanno voluto creare un'organizzazione, un'associazione culturale che ricordasse questa persona. In più, attraverso questo festival noi facciamo delle selezioni dei ragazzi di tutta la provincia, ma anche della regione, a cui diamo accesso al festival di Castrocaro Terme. Quindi il festival è gemellato con il Castrocaro Terme e con il premio Mia Martini. In effetti noi questo festival viene svolto ogni anno in agosto, ormai siamo arrivati, come lei diceva prima, all'ottava edizione. Il nostro scopo principale è dare la possibilità dei ragazzi, attraverso questo nostro piccolo festival, di accedere a queste due finestre nazionali. Quindi sono canzoni edite quelle che partecipano, e i concorrenti sono intorno a 20-25 per la serata finale, che si avvale della preziosa collaborazione di un conduttore d'eccezione che è Placido Bonifacio. Fra l'altro siete collegati anche a un festival importante che si svolge in Basilicata, che si chiama? Si chiama Camastra Sound Festival e sono già 2 anni che questi ragazzi lucani hanno voluto partecipare al nostro festival proprio perché noi diamo la possibilità di accedere a questi festival nazionali. In un momento in cui imperversano i talent e i concorsi canori, ce n'è uno importante molto vicino a casa vostra ed è a Terranova da Sibari. Quindi se siete dei cantanti emergenti e volete provarci, basta rivolgervi a chi? Basta rivolgersi su Facebook Associazione Culturale Musicale Pino Piraino oppure al comune di Terranova da Sibari. Paese che vai, piatto che trovi e ricetta che trovi. Noi siamo qui in questa osteria molto carina e il piatto di Terranova da Sibari, che si trova su tutte le guide, è proprio questo, ovvero lagane, ceci e finocchietto selvatico. Sì. Ingredienti per 4 persone. Sì. Quanti grammi di pasta fatta in casa, rigorosamente? Fatta in casa. Allora, qui abbiamo 500 grammi di pasta ottenuti con 400 grammi di farina e acqua. Si fa un impasto non molto morbido, si stende la sfoglia e si taglia. Bene, a coltello. Coltello. Quindi taglio irregolare. Sì, abbiamo questo risultato qua. Poi 200 grammi di ceci. Ceci, peperoncino rosso dolce, finocchietto selvatico e aglio. Passiamo alla preparazione. Sì, allora, abbiamo già sbollentato il finocchietto selvatico. Aggiungiamo l'aglio. D'aglio. Poi aggiungiamo il peperoncino, mezzo cucchiaio. Come uno lo vuole rosso. Ma è molto piccante, questo è dolce. No, dolce, dolce. Dolce, dolce, dolce. C'è chi lo preferisce piccante, però. Aggiungiamo il finocchietto selvatico. E alla fine aggiungiamo i ceci, 200 grammi di ceci. Nel frattempo che bolle, diciamo, la salsa, il sugo, il sughetto. Buttiamo la pasta.
quanto tempo di cottura ci vuole per la pasta? Tempo di tornare a galla, insomma, visto che è pasta fatta in casa. Intanto tu sei? Adele. Adele, cosa stai facendo? Le fettelline di patata. Ma non è un piatto tipico di Terranova? Questo... Sì. Ah, anche questo è un piatto tipico di Terranova. Quindi le frittelline di patata. Lagane, ceci e finocchietto selvatico. Leggevo su una guida che è un piatto tipico del 19 di marzo per San Giuseppe. Sì. Voi San l'avete Giuseppe. Nel vostro piatto del giorno, nel vostro menù del giorno? Di solito sì, però va tanto nel periodo di San Giuseppe a marzo. Ci vuole l'acqua anche della pasta, perché deve venire un prodotto brodoso, non è molto asciutta. No, un po' di brodo ci deve essere, perché è pasta in brodo, diciamo. Ah, no? È un piatto in brodo. Il piatto in brodo. Naturalmente la mettiamo in un contenitore di terracotta, perché è quello che ci vuole. Eccolo qua, il piatto tipico di Terranova da Sibari, ovvero lagane, ceci e finocchietto selvatico. Ripetiamo gli ingredienti per 4 persone, ovvero 500 grammi di pasta fatta rigorosamente in casa. L'impasto è fatto di farina e acqua tagliata poi a coltello, giusto? 200 grammi di ceci, finocchietto selvatico, peperoncino, olio e 2 spicchi d'aglio. Bene. Siamo a Terranova da Sibari, quindi se venite qui, venite all'osteria e quindi lagane, ceci e finocchietto selvatico. Grazie. Sto cercando di capire tra i miei appunti dove doveva essere oggi Luigi Dalif, ma non riesco a capire. Dalif, dove sei? Ciao Francesco, quest'oggi mi trovo a Rende. Beh,